Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura il Covid-19, salgono i casi anche in Abruzzo, dove però i ricoveri ospedalieri restano ampiamente sotto controllo. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì ribadisce l'importanza della vaccinazione contro il Covid-19. Vediamo il servizio con l'intervista realizzato da Paolo Renzetti. Sono in crescita i casi nel paese, sono in crescita i positivi anche in Abruzzo. Qual è la situazione? Se c'è da essere un po' preoccupati anche in vista dell'arrivo dell'inverno, anche delle festività natalizie? Sì, è vero, abbiamo un aumento di casi nella nostra regione, devo dire anche un aumento esponenziale, ossia ogni giorno abbiamo un numero maggiore. Questo vuol dire che bisogna riporre ancora più attenzione alle vaccinazioni. Abbiamo aperto la piattaforma per la terza dose, vedo che c'è anche una buona richiesta e quindi questo è un punto a vantaggio. Vorrei ricordare anche però che l'occupazione dei posti letti, sia di terapia che di terapia intensiva che subintensiva, è ancora inferiore alla media nazionale, perché è questo l'indicatore che poi potrebbe far cambiare la fascia. Quindi una tranquillità per evitare il cambiamento della fascia di colore della nostra regione l'abbiamo, però un'attenzione particolare a rispettare ancora quelle norme fondamentali per la trasmissione del virus. E vorrei anche dire che l'80% della popolazione ricoverata è quella che non ha fatto il vaccino. Prosegue la vaccinazione anti-Covid con le terze dosi, ma è iniziata anche la vaccinazione anti-influenzale? Sì, dall'11 ottobre è iniziata la vaccinazione anti-influenzale. La vaccinazione è gratis per gli over 60 e per i bambini dai 6 anni in su. Quindi è importante vaccinarsi, perché già dai primi freddi abbiamo avuto anche un aumento dei casi anche di ricovero, perché purtroppo l'influenza colpisce in modo particolare anche le persone con età avanzata, e quindi un invito ad recarsi dal proprio medico di famiglia, dai centri vaccinali, per poter ricevere per la somministrazione del vaccino antinfluenzale. Sopralluogo straordinario oggi in Abruzzo dell'amministratore delegato dell'ANAS Massimo Simonini, che accompagnato dal senatore Luciano D'Alfonso ha visionato alcune opere infrastrutturali nella nostra regione, in particolare questa mattina la viabilità Scafa Manoppello Passo Lanciano e poi nella tarda mattinata Colle Caprino a Pescara, e successivamente fra poco sarà a Loreto per la Loreto Penne. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Noi oggi abbiamo assunto tre bersagli: la viabilità per Passo Lanciano, che è una viabilità al servizio di un giacimento turistico di rilievo, che può dare opportunità ma anche problemi se l'infrastruttura non è funzionante, e abbiamo rilevato dei punti di forza e qualche criticità che entreranno nell'agenda di ANAS. La seconda tappa, ma non per ordine di importanza, la questione della circunvallazione di Pescara Montesilvano, che può diventare un semiraccordo anulare se si mette in agenda la capacità, possibilità di progettare lo svincolo di Colle Caprino. Si doveva fare 40 anni fa. La terza questione è la Loreto Penne. Abbiamo i soldi, i consensi stanno arrivando degli enti locali, che molte volte sono i problemi, e oggi con l'ANAS verifichiamo la condizione della progettabilità. Sono dei sopralluoghi che servono per capire lo stato di alcune realtà, verificare quali sono i nostri stanziamenti, quindi cosa è previsto nel nostro contratto di programma su quelle realtà specifiche, e capire come attuarli. La strada di Penne sicuramente ha già un finanziamento, quindi si è già parte avvantaggiata sotto questo profilo. Stiamo facendo la progettazione, stiamo andando avanti con la progettazione, abbiamo delle difficoltà su alcuni punti, ma pensiamo di risolverle magari facendo degli stralci e dividendo magari l'infrastruttura in più pezzi, in modo tale da anticipare quello che è anticipabile, per poi, diciamo, ragionare sulle parti più difficili.
Restiamo in tema di trasporti. Ieri a Roma una delegazione di sindaci di Abruzzo e Lazio ha incontrato il ministro dei trasporti Enrico Giovannini, ricevendo la conferma del blocco del rincaro dei pedaggi di A24 ed A25, il servizio di Infomedia News. Incontro a Roma tra una delegazione di sindaci di Abruzzo e Lazio ed il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini sul caro pedaggio e la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25. Al vertice presente anche il sottosegretario regionale con delega alle infrastrutture Umberto D'Annunzis. Sul tavolo anche la velocizzazione della rete ferroviaria Roma-Pescara, la revisione delle reti TNT con l'inserimento del corridoio adriatico e il raddoppio della superstrada Vezzano-Sora. Il ministro ha confermato la sterilizzazione delle tariffe fino al 31 dicembre 2021, con l'impegno del governo a non far aumentare nel prossimo anno le tariffe e ad effettuare investimenti per l'adeguamento dell'autostrada per la messa in sicurezza sismica con risorse pubbliche. Il commissario Gentili ha confermato che il progetto per l'adeguamento e la messa in sicurezza è in fase di valutazione della società Italferr e che sono disponibili 3 miliardi di euro su una spesa complessiva prevista di 6 miliardi. È stata inoltre pubblicata la gara per il controllo di 170 viadotti per 200 milioni e la messa in sicurezza di 36 viadotti e interventi stradali nella galleria del Gran Sasso per complessivi 800 milioni. Per il comune di Avezzano, presente all'incontro l'assessore ai lavori pubblici Emilio Cipollone e il consigliere comunale Nello Simonelli. Siamo appena usciti dal Ministero dei Trasporti, dove abbiamo avuto un incontro per trattare l'argomento dei rincari autostradali sull'A24 e 25. Era presente il ministro, era presente il capo di gabinetto e i due commissari. L'incontro è stato abbastanza proficuo, abbiamo avuto delle risposte in sostanza positive, ma faremo a breve un video congiunto per chiarire a tutti e per spiegare quello che ci è stato detto e quello che noi abbiamo chiesto al ministro. I carabinieri della compagnia di Ortona hanno denunciato alla Procura della Repubblica per i minorenni dell'Aquila per getto pericoloso di cose e danneggiamento aggravato 5 adolescenti ortonesi che qualche pomeriggio fa, con una improvvisata sassaiola dalla balconata della passeggiata orientale, hanno colpito una Smart in transito nella sottostante via Marina. Alla guida dell'auto c'era una ragazza rimasta fortunatamente illesa, perché un sasso, dopo aver infranto il vetro della vettura, è stato fermato assieme alle schegge dalla tendina parasole. I ragazzi si sono dapprima affacciati e poi si sono allontanati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, hanno subito iniziato le indagini, coadiuvate anche dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune, che hanno consentito l'identificazione dei ragazzi, che, messi di fronte alla evidenza dei fermo immagine, alcuni ammesso le loro responsabilità senza tuttavia volersi giustificare. Hanno detto di non aver considerato di poter provocare un danno o un pericolo così grave con quello che hanno definito un semplice gioco. Andiamo avanti, adesso ci occupiamo di lavoro. Sono stati illustrati questa mattina in regione a Pescara i dettagli e i termini dell'acquisizione dello stabilimento Celta di Tortoreto da parte del gruppo Digital Platforms. Vediamo il servizio. Buone notizie sul fronte occupazionale nella nostra regione. Lo stabilimento Celta di Tortoreto è stato infatti acquisito dal gruppo Digital Platform S.p.A. Le modalità dell'operazione sono state illustrate questa mattina in conferenza stampa a Pescara dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio, dall'assessore alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale e dal CEO di Digital Platforms Claudio Contini. Abbiamo risolto la vertenza Celta con l'acquisizione da parte di Digital Platform, una società importante che non solo valorizzerà tutto il patrimonio tecnologico di competenze della Celta, riassumendo tutto il personale esistente e anzi annunciando una crescita dell'azienda che porterà anche a nuova occupazione. È un lavoro che abbiamo seguito sin dall'inizio, presentato anche in anteprima, prima ancora che si formalizzassero alcuni passaggi al Ministero, perché diciamo,
conoscevamo la forza, l'autorevolezza, la serietà dell'azienda, ci abbiamo investito sopra e siamo stati ripagati in questo atto di fiducia da una soluzione positiva dell'avvertenza che fa ben sperare anche per altri tavoli aperti su altre questioni occupazionali dell'Abruzzo. 65 dipendenti vengono reintegrati e per di più c'è l'azienda che ha rilevato la Selta che vuole fare nuovi investimenti, che oggi appunto facciamo questa conferenza per spiegare i dettagli. Quindi sono felice, la Regione farà la sua parte anche in campo di politica attiva del lavoro, se è necessario riqualificare il personale, soprattutto anche a livello di ricerca potremo valutare delle convenzioni con le università abruzzesi per cercare di sviluppare ulteriormente questo sito che sicuramente svolge un'attività molto attuale anche ai fini della transizione ecologica che è molto appunto un tema sentito a livello nazionale. Il gruppo è integralmente italiano, fatto da aziende e di management integralmente italiani. Noi crediamo fermamente che i campioni nazionali siano una risorsa di questo paese e vogliamo farne parte. Noi abbiamo già confermato, preso l'impegno e confermato l'impegno di riassumere tutti i 65 dipendenti che ad oggi fanno parte dello stabilimento e abbiamo avviato insieme con le istituzioni locali dei piani per poter gettare le premesse per acquisire nuove competenze digitali e di cybersecurity di cui sentiamo grandemente il bisogno. A margine dell'incontro odierno l'assessore Quaresimale ha parlato anche degli sviluppi della vertenza Ariello. È vero che l'Ariello delocalizza, però rispetto a qualche settimana fa abbiamo avuto un'apertura dell'azienda, viene scongiurato il licenziamento di metà novembre, ci saranno gli ammortizzatori sociali e anche degli incentivi all'esodo, quindi rispetto all'inizio sicuramente dei segnali positivi. Noi anche lì come Regione cercheremo di dare il nostro contributo affinché si possa trovare un'azienda che possa reindustrializzare e ricollocare tutti i dipendenti. Un tredicenne è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara in prognosi riservata per i gravi traumi riportati cadendo dal ponte del mare sul tratto di spiaggia sottostante con un salto di 10 metri. La vicenda è ancora tutta da ricostruire. La polizia giunta sul posto assieme al 118 e ai vigili del fuoco sta ascoltando alcuni testimoni, racconta un lancio di agenzia dell'ANSA, che dal molo e dalla spiaggia hanno assistito al volo del tredicenne. Non è ancora quindi possibile capire se si sia trattato di un gesto volontario oppure di un incidente. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Ancora vertenza, ancora lavoro a poche ore dall'arrivo delle lettere di licenziamento per i dipendenti del CIAPI di Chieti. I vertici del centro di formazione professionale chiamano in causa Regione Abruzzo. Sentiamo. Sì, ma è un atto assurdo e contrariamente è contrario alle leggi nazionali. Se lo Stato italiano ha prorogato al 31 dicembre la cassa integrazione in deroga a Covid, proprio per i casi esattamente come il CIAPI, io non capisco se la Regione Abruzzo faccia parte dello Stato italiano oppure la Repubblica delle Banane. È un atto che non è demenziale, è illegittimo, è illegale, è assolutamente fuori luogo da ogni punto di vista. Cosa gli costa alla Regione prorogare la cassa integrazione in deroga fino al 31 dicembre, che è a totale costo dello Stato? Ma ci vuole massacrare ancora di più, ci vuole umiliare. E io dico ancora, ma può essere che non c'è un assessore, un presidente, un consigliere regionale che si, solo Pettinari ha fatto delle interrogazioni, che non guardi le carte, che non ci chiami? E noi gli spieghiamo perfettamente che il liquidatore sta facendo degli atti sconsiderati contro le norme nazionali. Quindi sono atti assolutamente che noi sicuramente impugneremo. Ma non è possibile che con i soldi pubblici questi signori lo gestiscono come se stessero a gestire, ma manco le loro case, i loro gabinetti. È una cosa assurda. Voltiamo pagina. Questa mattina a Chieti, nel foyer del Maruccino, è stata presentata la nuova stagione di Prosa. 8 gli appuntamenti con grandi nomi del teatro italiano. Vediamo. È un cartellone che punta sulla qualità delle opere e degli interpreti, quello che Davide Cavuti ha confezionato per la stagione di Prosa 2022 del Teatro Maruccino di Chieti. Il direttore artistico ha raccolto il testimone e l'eredità del compianto Federico Fiorenza. Stagione che sarà connotata da un aspetto importante, che è la qualità
degli interpreti, la qualità delle compagnie che verranno coinvolte e non solo, ma il binomio tra gli autori dei testi che noi metteremo in scena e il riallestimento, la rilettura in chiave anche moderna di alcuni testi. Si parte sabato 29 gennaio con La Bottega del Caffè di Carlo Goldoni con Michele Placido, poi sul palco del Marruccino si alterneranno Alessandro Haber con Morte di un commesso viaggiatore, Giorgio Pasotti con Racconti disumani, Leo Gullotta con Bartleby lo scrivano, Ugo Pagliai e Paola Gassman con una edizione particolare di Romeo e Giulietta ed ancora Luca Argentero con E questa la vita che sognavo da bambino in una special edition, Nicola Piovani con La musica è pericolosa ed un omaggio ad uno scrittore abruzzese, Remo Rapino, vincitore del premio Campiello 2020 con Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio. Infine una serata di gala dedicata a Anton Giulio Maiano. Un grande teatino il quale ha insegnato tramite la televisione che cosa significa portare in televisione appunto i più bei romanzi dei più grandi autori europei. Il Marruccino dunque torna al centro della vita culturale della città di Chieti. La volontà dell'amministrazione comunale è che il capoluogo diventi un punto di riferimento a livello regionale e nazionale. Merita assolutamente, vista la sua vocazione, di puntare a quel turismo culturale al quale noi crediamo e siamo certi di poterlo riuscire a portare a compimento anche grazie soprattutto al Teatro Marruccino. Sport e sociale si mescolano nella manifestazione Fuoristrada e Solidarietà che si terrà domani e dopodomani a Montesilvano. L'evento è stato illustrato a Palazzo di Città, vediamo il servizio di Andrea Costantini. L'esibizione sportiva di macchine di grossa taglia sulla spiaggia, il tutto con uno sguardo attento e concreto al sociale. Si chiama Fuoristrada e Solidarietà, la manifestazione che si terrà domani e dopodomani sul lungomare di Montesilvano, che assicura spettacolo, ma anche, per volontà dell'associazione Fuoristrada Abruzzo, sostegno al progetto del comune Mare Senza Barriere e all'attività dell'AGBE, l'associazione Genitori Bambini Emopatici. C'è chiaramente l'aspetto sportivo che è preeminente, nel senso che andiamo a presentare una competizione che comunque rientra all'interno del cartellone degli eventi della Federazione Italiana Fuoristrada. C'è poi l'aspetto sociale che è altrettanto importante, se non forse anche di più, perché abbiamo unito, diciamo, l'utile al dilettevole. L'associazione infatti ha inteso donare al Comune di Montesilvano 3 carrozzine job cosiddette, che serviranno, insomma, per rendere ancor più accessibile il Mare Senza Barriere, ovvero la spiaggia dedicata alle persone diversamente abili qui a Montesilvano, insieme ad un sollevatore e inoltre anche una donazione in denaro che verrà fatta all'AGBE. Sono attrezzature che non avevamo e quindi ora, grazie a 3 carrozzine e un sollevatore, tutte le persone con disabilità, proprio tutti i turisti di Montesilvano, italiani e europei, potranno godere del Mare Senza Barriere grazie appunto a questa straordinaria e meravigliosa solidarietà. Quindi abbiamo davvero eliminato ogni limite. La manifestazione si atterrà via Aldo Moro dopo i grandi alberghi. La strada rimarrà chiusa e si svolgerà tutto sulla sabbia. Con dei fuoristrada facciamo 2 tracciati, un tracciato, diciamo, normale e un tracciato per i SUV, per portare i ragazzi dell'AGBE e i disabili di Ferrante a provare delle emozioni che altrimenti non potrebbero provare. Li portiamo con un pilota qualificato su una macchina, volta a volta sempre con le rispettive del Covid. Noi siamo felicissimi che anche per il secondo anno l'amico Carota, il presidente dei Fuoristrada Abruzzo, abbia pensato alla nostra associazione, anche perché in questo momento storico stiamo ultimando la seconda casa alloggio, siamo quasi agli sgocci dell'ultimo miglio, manca solo l'ascensore per essere precisi. Io mi sono ripromesso entro marzo di fare l'inaugurazione, speriamo di farcela, ecco, e quindi noi ci teniamo, il nostro supporto è fondamentale e teniamo molto a questa cosa. I bambini non devono più emigrare, devono rimanere a Pescara. E a proposito di bambini, quelli di Teramo saranno contenti perché potranno festeggiare Halloween nel giardino della Villa Comunale. Domani pomeriggio a partire dalle 15 infatti si svolgerà un evento ludico con sorprese e giochi a tema, un segno di ripartenza e anche di ritrovata socialità. Tania Bonnici Castelli.
Festa di Halloween per i più piccoli a Teramo, un sabato pomeriggio di paura con giochi e sorprese dentro la villa comunale. L'invito a partecipare numerosi è dell'assessorato al welfare del comune di Teramo insieme alle associazioni culturali Teramo Nostra e i ragazzi di Corso San Giorgio, un evento che intende andare incontro soprattutto alle famiglie più disagiate che potranno far partecipare i propri bambini gratuitamente. Abbiamo visto come in questo periodo la vita sta riprendendo, sta ripartendo. Quindi abbiamo pensato perché non sfruttare ancora queste giornate così soleggiate e così belle e organizzare una festa di Halloween per i bambini di Teramo. E quindi da questa idea è partita una corsa veramente velocissima per organizzare il pomeriggio di domani alla Villa Comunale dalle 17 alle 20 con tutti i bambini di Teramo e soprattutto con tante sorprese. Come si svolgerà questo pomeriggio alla Villa Comunale? Sì, questo pomeriggio abbiamo allestito la villa a tema e poi avremo dei bellissimi giochi, quindi avremo il trucca bimbi, le bolle di sapone, lo sputafuoco, tutte cose molto particolari. E in più ovviamente per Halloween non possono mancare le caramelle, le famose caramelle per i bimbi, quindi è un invito il mio a partecipare. Più c'è una sorpresa notevole per il finale, ci sarà una visita guidata culturale al Castello della Monica. La festa di Halloween per i bambini alla Villa Comunale di Teramo vuole essere un segnale di ripartenza, un modo bello per ricucire una socialità un po' dispersa con la pandemia. È una, diciamo, è una festività importata, non è nostra originale come tante altre festività, però il mondo va così, bisogna anche, finché non si fa danno, si fa sempre del bene. Cerchiamo di fare socialità, perché la cosa che oggi manca di più nella nostra città, ma penso in tutta Italia, in tutto il mondo con questa pandemia, è la mancanza di socialità. È una pop art attenta al sociale, quella che il pittore abruzzese Lucio Monaco propone nelle sue tele. L'artista, utilizzando le tecniche dei grandi maestri del Novecento, racconta con uno stile personale la realtà che lo circonda e il passato dal quale veniamo. Vediamo il servizio di Cristiana 40. Strappo, segno, disegno, materia e tanto altro. Questi gli strumenti chiave del pittore abruzzese Lucio Monaco. Nel lontano 1999, a causa di un evento che mi è successo in famiglia, cominciai a strappare le foto così di una mia cara. E nel momento in cui ho strappato queste foto mi sono reso conto di aver sbagliato. Ho ripreso queste foto da dentro al cestino e le ho cominciate a ricollocare sopra delle tele, sopra dei supporti. Pur traendo ispirazione dalla corrente della pop art, Monaco ha sviluppato uno stile personale, dotato di un particolare occhio verso il sociale. Suo grande merito è la capacità di rendere vivi stralci che non erano originariamente destinati ad un fine narrativo. Ho seguito tanto Andy Warhol, ho seguito tanto Ville Klee, ho seguito tanto Rauschenberg. La mia pop art riguarda molto, molto i problemi sociali, i problemi che avvengono nella vita di tutti i giorni. Sulle tele vive con la stessa intensità la stretta attualità del Covid e l'immaginario dantesco. Nel futuro del pittore è già in preparazione un omaggio dedicato a Franco Battiato. Un quadro di un metro per un metro e sto lavorando su questo, che oltre alle musica mi piace molto quello che dice. E adesso la pagina dello sport. Partiamo dal calcio di Serie C e dal Pescara. Migliorano le condizioni di Drudi e Ingrosso. Il Delfino domenica riceverà l'Olbia e il tecnico Auteri dovrà decidere se rischiare uno o entrambi i difensori acciaccati. Continua ad allenarsi regolarmente Galano, che è andato a segno nel precedente di Coppa dello scorso agosto. Vediamo tutto nel servizio. Una settimana piena di lavoro per farsi trovare pronti al match di domenica contro l'Olbia e un Pescara a caccia della quinta vittoria in campionato e che deve dare un ulteriore segnale all'Adriatico. Tra le mura amiche il Delfino stenta, solo due vittorie, con l'Ancona al 91esimo e con la Fermana, una faticaccia. E sempre all'Adriatico sono giunte due sconfitte in altrettanti scontri diretti. Insomma, lo stadio di casa non è più un fattore, non lo era già nelle ultime due stagioni di Serie B, pubblico no, e non lo è per ora neanche nella categoria.
categoria inferiore. Migliorano le condizioni di Mirko Drudi e Gianmarco Ingrosso, anche se solo nelle prossime ore il tecnico Gaetano Auteri deciderà se mandarli in campo. Probabile che non vengano rischiati entrambi, anche perché c'è il rientro di Iannes e il Baby Veroli si sta dimostrando all'altezza. C'è anche il dubbio Frascatore, che in questa settimana spesso ha lavorato a parte. Auteri che dovrà sciogliere anche il nodo del modulo, confermare la difesa coi tre centrali o mettersi a quattro. Nel primo caso Iannes e Veroli giocherebbero ai fianchi di Drudi o Ingrosso. Nel secondo caso coppia centrale Iannes-Drudi o Ingrosso con Cancellotti e Nzita esterni. Si va verso la conferma dei tre di centrocampo, Pompetti in regia protetto dalle mezze ali Rizzo, più di copertura, e Memusciai, più offensivo. Davanti non si può rinunciare ai gol e al tanto lavoro di De Marchi e Ferrari. In caso di trio offensivo dovrebbe toccare a Clemenza. C'è bisogno di vincere e possibilmente farlo convincendo per regalarsi per una volta una partita senza patemi, anche se l'Olbia è una squadra poco decifrabile, con alti e bassi. I sardi sono ostici in casa, eppure hanno perso le ultime due gare al Nespoli e l'ultimo successo in campionato è giunto in trasferta contro il Montevarchi. Per indole la squadra di Canzi si chiude e riparte, e proprio per questo l'assenza di Udo, bomber e contropiedista, sarà piuttosto pesante. Occhio però a Ragazzu e a quel Simone Mancini, che potrebbe giocare dall'inizio e cercare di fare bella figura davanti alla sua ex squadra. Le due compagini si sono affrontate lo scorso agosto in Coppa Italia, era la prima ufficiale stagionale per entrambe, oltre che il primo confronto in assoluto. Vittoria biancazzurra con quella che è stata l'unica rete stagionale finora di Cristian Galano, l'altra di Cancellotti. L'esterno foggiano si sta allenando al pari di Valdifiori, resta da capire se sarà convocato e se Auteri vorrà ancora coinvolgerlo o meno. Direzione di gara affidata a Filippo Giaccaglia di Iesi. Adesso il Teramo, dopo la firma del preliminare di due giorni fa per il passaggio delle quote, oggi pomeriggio sopralluogo al vecchio stadio comunale per gli acquirenti del Teramo interessati al progetto di riqualificazione dell'impianto. Sul fronte calcio giocato, la squadra prepara la trasferta di Pontedera contro il Montevarchi. In forte dubbio Arrigoni e Soprano, torneranno titolari Mungo e Rosso, probabile Lombardo in regia. Ascoltiamo ora il baby Surricchio, che sabato scorso ha debuttato in C a soli 15 anni. Sì, sicuramente è bellissimo. È bellissimo, però è bello perché comunque io non me l'aspettavo così presto, però è stata una sensazione unica, bellissimo veramente. Mi piace giocare in tutti i ruoli nel centro del campo, sia play, mezzala, se serve trequartista. Preferisco mediano, davanti alla difesa play, però anche mezzala mi piace molto inserirmi in qualunque ruolo in mezzo al campo. Ma allora, questo gruppo secondo me è fantastico, più che altro perché siamo tutti giovani, che ci abbiamo tanta voglia di fare e quindi mi aiutano tutti molto. E dopo che ho fatto l'esordio ho ricevuto anche tanti bei messaggi, quindi sono felice di stare in questo gruppo perché è veramente un gruppo fantastico. Sia molto Marco Delle Monache, che io e lui siamo amici da piccoli. Lui giocava al Pescara, io al Chieti, facevamo sempre contro e siamo amici da piccoli. Ora, quando lui ha esordito in Coppa Italia, gli ho scritto, quando io ho esordito col Cesena, lui mi ha scritto, siamo molto amici. E vabbè, io ovviamente spero di arrivare il più in alto possibile, e come ha detto anche Carlo, dipende da me. Il mio idolo è Verratti. Verratti, perché secondo me è veramente, è proprio un genio, è un genio del calcio, secondo me, è veramente, sotto tutti gli aspetti, è fantastico. Poi vabbè, da piccolo guardavo sempre Pirlo, che penso sia un idolo per tutti i centrocampisti italiani giovani, però questi due sono quelli che mi hanno impressionato di più e in questo momento, di questi tempi, guardo molto vabbè Barella, che è un giocatore secondo me completo, che in Europa come lui non ce ne sono molti. E questi sono quelli che mi hanno di più impressionato e che guardo di più. Il TG6 termina qui, grazie per essere stati con noi. Se volete trovate on demand i nostri servizi sui social, sulla piattaforma YouTube e sul nostro sito tv6.it. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.